Meditazione del lago. Per praticare questa meditazione, sdraiamoci sulla schiena, su una superficie morbida e accogliente. Può essere il letto, può essere un materassino steso per terra. Magari possiamo utilizzare qualche cuscino sotto la testa, sotto le ginocchia, o in qualunque altra zona del corpo ne sentiamo il bisogno. Se occorre, possiamo anche utilizzare una copertina. Facciamo in modo, insomma, di stare comodi e di poterci dedicare un po' di tempo in uno stato di quiete e di rilassamento. Appena ci sentiamo pronti, chiudiamo gli occhi e diventiamo semplicemente consapevoli delle sensazioni del nostro corpo a contatto con la superficie su cui siamo sdraiati. Sentiamo il contatto con questa superficie sotto i piedi, sotto i polpacci, le ginocchia, le cosce, le natiche, la zona lombare, la parte alta della schiena, le spalle, le braccia, le mani. Sentiamo il contatto del collo con il cuscino, col materassino, il contatto della nuca. Percepiamo tutte le sensazioni che ci sono in questo momento nel cuoio capelluto e anche le sensazioni che ci sono nel resto del nostro corpo, nelle zone scoperte a contatto con l'aria, nelle zone coperte a contatto con gli abiti o con la copertina. E un po' alla volta concediamoci di sprofondare nella superficie morbida che ci accoglie, affidandoci ad essa e al suo sostegno e alla sua accoglienza. Sentiamoci sostenuti e accolti da questa superficie. Lasciamoci andare. Lasciamo andare ogni tensione e riposiamo nella sensazione del corpo che si abbandona, quasi a liquefarsi. E un po' alla volta diventiamo consapevoli anche del nostro respiro spontaneo, così com'è. Sentiamo l'aria che entra e esce dal corpo. Portiamo l'attenzione sull'addome e sulle sensazioni fisiche che possiamo sentire nell'addome a mano che inspirando si riempie d'aria ed espirando si sgonfia. Portiamo l'attenzione sul petto, che si alza ogni volta che inspiriamo, che si abbassa ogni volta che espiriamo. E diventiamo consapevoli del fatto che c'è un unico respiro nel nostro corpo, un unico corpo. Intero, integro, sdraiato qui a respirare, abitato dalla nostra consapevolezza, che lo inonda, tutto il corpo, fino alla pelle, un unico corpo che respira, sdraiato qui. E mentre sentiamo che il nostro corpo si rilassa, e si affida alla posizione e al respiro. Concediamoci di evocare alla mente un'immagine, l'immagine di un lago montano, un bel lago tranquillo, in un giorno di fine estate. La superficie del lago è
è tranquilla. L'acqua è limpida, trasparente. Il cielo è azzurro. Sulle rive del lago ci sono tanti alberi maestosi che si riflettono nell'acqua del lago, come si riflettono anche le montagne e ogni altro elemento del paesaggio. Questa superficie limpida riflette ogni cosa, questo grande specchio d'acqua è accogliente e ricettivo. È capace di riflettere ogni elemento del paesaggio, sia stabile, sia impermanente, ogni nuvola passeggera, ogni uccello che vola. E tutto questo, certo, non cambia la natura del lago, non cambia la sua struttura. E può darsi che guardando questo lago ci sentiamo pervasi da un senso di quiete, da un senso di pace. Sperimentiamo noi stessi quella condizione che il lago rappresenta e che noi stessi viviamo quando siamo in contatto con una parte quieta della nostra mente, presente all'esperienza, senza esserne travolta. Proprio come è possibile per il lago riflettere gli elementi del paesaggio e restare se stesso, senza che questi elementi possano in qualche modo essere capaci di cambiare la sua natura, la sua struttura. Sono passeggeri, proprio come i nostri pensieri, le nostre emozioni, riflessi sulla superficie di questo lago. Oh, certo, a volte capita che ci sia un po' di brezza, un po' di vento che agita la superficie del lago e che fa increspare l'acqua del lago. E può darsi che sia tale questo vento, questa brezza, da smuovere anche un po' di sabbia, un po' di polvere. E quest'acqua che era così limpida diventa torbida, proprio come accade alla nostra mente quando è invasa da pensieri difficili, proprio come sono capaci anche le nostre emozioni di creare confusione e non darci più una visione limpida, ma offuscata. Il lago riesce a stare anche con queste dimensioni, ma esiste nelle sue profondità una zona quieta, da dove anche questo tipo di fenomeni può essere osservato, pur rimanendo qualcosa che resta in superficie e non scalfisce la profondità del lago stesso. E così anche dentro di noi esistono dimensioni molto profonde in cui possiamo trovare quiete, per quanto ci sia turbolenza in superficie. Proprio come quando noi stessi restiamo a osservare le nostre esperienze difficili, mentali, emotive, anche fisiche, da questa zona quieta interna, profonda, da questo angolo visuale dove ci possiamo sentire come testimoni quieti, presenti all'esperienza, alla nostra stessa esperienza, consapevoli che è un aspetto della nostra vita con cui dobbiamo fare conti, nel senso che lo viviamo sicuramente, ma non per questo ce ne lasciamo travolgere, proprio come il lago, che non cambia natura, non cambia struttura, quando ci sono questi eventi in superficie, e persino quando viene colpito da pietre che affondano nella sua acqua, che là per là viene sicuramente colpita e cambia e produce piccole onde, cerchi, ma poi torna quieta. Non è come uno specchio che si rompe, lo specchio d'acqua del lago. È uno specchio d'acqua ricettivo. Accetta e accoglie, ma non è travolto, non è trasformato se non in una misura tale da poter fare conti con quello che c'è, momento per momento.
anche noi attraverso la pratica meditativa possiamo imparare a dare il benvenuto e ad accogliere ogni evento, sia interno, come pensieri, emozioni, sensazioni, sia esterno a noi, e che quindi colpisce la nostra superficie, ma in modo da non farci modificare da esso, come se fossero riflessi sulla superficie del lago. E ora proviamo a andare avanti nella nostra immagine mentale. Entriamo in questo lago, bagniamoci i piedi e poi piano piano proviamo a distenderci sulla superficie di quest'acqua calma, galleggiando sulla schiena. Sentiamo proprio che stiamo galleggiando sull'acqua del lago. Affidiamoci alla spinta che ci dà quest'acqua, alla sua capacità di lasciarci galleggiare tranquilli. E osserviamo tutto quello che c'è, il cielo sopra di noi, le nuvole che passano, il paesaggio intorno che si riflette nelle acque del lago. E sentiamo proprio la quiete del lago su cui noi siamo appoggiati, su cui galleggiamo, e tutte queste sue qualità. La quiete profonda, la capacità di stare con ogni cosa che in esso si rifletta, la capacità di accogliere anche le increspature superficiali dell'acqua, sotto gli agenti atmosferici, senza perdere questa natura calma e sostenente. E un po' alla volta possiamo anche fare un passo avanti, identificarci con questo lago, sentirci il lago. Portiamo questa immagine dentro di noi. E a un certo punto il nostro corpo disteso il lago. Sentiamo quasi che diventano una stessa cosa. Sentiamo il corpo del lago come il nostro corpo. Respiriamo insieme al lago, istante dopo istante. E lasciamo la mente aperta, mentre riflette tutto ciò che emerge alla nostra esperienza interna ed esterna. Proviamo a sperimentare i momenti di completa quiete che ci sono dentro di noi, proprio come quando la superficie del lago è tranquilla. E proviamo a osservare anche i momenti in cui la superficie del lago è increspata e la nostra mente è agitata, e come l'acqua del lago diventa torbida e perturbata. Così anche si trova in questo stato la nostra mente certe volte. Riconosciamo se ci sono pensieri che la offuscano, se ci sono turbolenze di qualche tipo. E al tempo stesso sentiamo che possiamo affidarci alle qualità del lago che abbiamo dentro di noi, a questa nostra calma profonda, a questa nostra capacità di stare con le cose così come sono, senza rifiutare niente, senza attaccarci a niente. E sentiamo che un po' alla volta si ristabilisce la tranquillità, attingendo proprio a questa calma, a questa pace profonda. Sentiamoci al sicuro che ci possiamo affidare a questo lago tranquillo che è dentro di noi. E portiamo l'attenzione a tutta la quiete circostante, al cielo azzurro, a tutto questo panorama di questo luogo tranquillo che possiamo osservare dal nostro angolo visuale, accettando momento per momento tutte le qualità della nostra mente, tutte le nostre sensazioni, tutte le nostre emozioni, pienamente in contatto con questa pace profonda
e sullo sfondo continuiamo ad ascoltare il nostro respiro, che è sempre presente, che non smette mai di esserci ed è sempre capace di donarci, in qualunque situazione, energia e vita.